questa regione. Frenate, frenate, le mamme sono tornate e stanno qui a fare la loro rimostranza, in quanto è stato presentato un ricorso d'urgenza, un provvedimento d'urgenza ex articolo 700 per ragazzi del centro San Domenico che rischiano di uscire il 31 dicembre, ma giustamente non si sa chi, quale giudice ha stabilito che la prima udienza ci sarà il 7 gennaio, quindi dopo che i giochi saranno fatti. Questa è giustizia, noi ci rifiutiamo di definirci cittadini italiani. La giustizia per i ragazzi disabili deve essere, non dico particolare, ma forse particolare la sensibilità, forse particolare l'attenzione, perché noi di questa indifferenza, sia da parte dei politici che da parte di chi rappresenta la giustizia, siamo stanche, ma soprattutto siamo indignate. Noi speravamo in un provvedimento d'urgenza, visto che il ricorso è stato presentato a novembre, che prima del 31 dicembre la giustizia italiana si facesse sentire e rappresentasse i ragazzi che non hanno voce, che con i loro sguardi, con i loro silenzi chiedono sistematicamente aiuto a tutti, perché ognuno ha il dovere di tutelarli e nessuno può né deve penalizzarli, specialmente chi ricopre ruoli di grande responsabilità come quella anche di un giudice, anche di un giudice. Vergogna! Una persona semplicemente speciale, e allora per quelle persone anche i provvedimenti devono essere speciali nel rispetto della legge, perché noi non stiamo chiedendo né favoritismi né agevolazione, ma soltanto che vengano riconosciuti dei diritti di ragazzi troppo spesso lesi. Vergogna! Il nostro tempo di mamme, di disabili, che è di una preziosità immane, qua davanti si esaurisce. Continuiamo il nostro corteo. Buon Natale a tutti, naturalmente. Andiamo, avete finito voi? E cominciamo! Andate a lavorare adesso!
l'uomo per figli puri come senza fine.